Ben ritrovati nella mia cucina. In occasione del 2 novembre prepariamo insieme un piatto che ha origini antiche e fa parte delle tradizioni gastronomiche della mia amata terra, la Calabria. Solo pochi ingredienti per creare un capolavoro di pasta. Una pietanza povera che si tramanda da generazioni. Sto parlando della lagane ceci. Come si dice, paese che vai, tradizioni che trovi. E a proposito di tradizione, guai a sbagliare la ricetta della nonna. Io ho deciso di prepararla in due modi diversi. La prima è quella originale antica, quella che preparava mia nonna, e l'altra è una versione un po' più moderna, quella che piace molto a me. Ma non vi anticipo più nulla, se siete curiosi restate fino alla fine e godetevi il video. E poi fatemi sapere quale delle due preferite o vi è piaciuta di più. Ma cominciamo subito ad impastare. Per fare la pasta ci serve la farina 00, l'acqua e la farina di semola che utilizziamo per infarinare la sfoglia. In una coppa profonda o su un tavolo da lavoro mettiamo la farina e facciamo la classica fontana al centro. Versiamo l'acqua poco alla volta e impastiamo con le mani. L'impasto inizialmente si attaccherà alle mani, ma niente paura. Usiamo un po' di forza con polso e gomito e la pasta comincerà a compattarsi. Spostiamo l'impasto sul tavolo da lavoro, così abbiamo più spazio per impastare meglio. Il risultato finale dovrà essere un panetto liscio e sodo e non appiccicoso. Lo lasceremo riposare sotto la coppa dell'impasto. E voi, per tradizione del 2 novembre, cosa fate nella vostra regione o nel vostro paese? Fatemelo sapere nei commenti. E nel frattempo che la pasta riposa, prepariamo i ceci. Questi sono quelli già precotti, quindi li andiamo solo ad insaporire. Con olio, sale e alloro. Aggiungiamo l'acqua, diamo una mescolata, copriamo e portiamo a bollore. In una padella prepariamo il primo condimento, quindi olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio schiacciato e quando l'olio si sarà riscaldato aggiungiamo i pomodori pelati. Condiamo con prezzemolo e un po' di sale, diamo una bella mescolata. Se lo gradite aggiungete il peperoncino piccante, io lo metterò sulla pasta perché questa la mangeranno anche i bambini. Quindi copriamo e facciamo cuocere qualche minuto a fuoco basso. Il sugo è pronto e con l'aiuto di una forchetta schiacciamo i pelati, così avremo un condimento più sugoso. Togliamo via l'aglio, copriamo e lo teniamo da parte. Quando i ceci avranno raggiunto il bollore, li spegniamo, altrimenti si sfaldano e li teniamo da parte. Questo per me è un momento davvero magico, di ricordi, di quando ero piccola e mia nonna preparava le tagliatelle, ma anche mia mamma, e io le guardavo e avevo una gran voglia di farlo io, ma non me lo lasciavano fare perché ero troppo piccola. Quindi oggi mi piace condividere questo momento insieme a voi. Dopo che la pasta ha riposato, la rimpastiamo energicamente per dargli forza. Ritagliamo un pezzo di impasto, io lo faccio poco alla volta perché ho poco spazio. E con la farina di semola infariniamo la sfoglia e con l'aiuto del mattarello iniziamo a stenderla. Anche qui ci vuole un po' di forza e se non ne avete abbastanza, se l'avete, usate la macchina sfogliatrice. La lagana non deve essere né molto spessa ma neanche troppo sottile, così direi che va benissimo. Passiamo sempre un po' di farina sulla sfoglia prima di andare ad avvolgerla facendo delle pieghe. E mettiamo la semola su ogni strato, così rimane bella asciutta e sarà più facile aprirla. E con l'aiuto di un coltello alla maliscia tagliamo a strisce la pasta dando la forma della lagana, proprio in questo modo. Dopo averle tagliate le apriamo, proprio come sto facendo in questo momento, poi le andiamo ad infarinare con la farina di semola e aspettiamo che l'acqua bolle. E mentre mettiamo sull'acqua prepariamo l'olio con il peperoncino. Una la facciamo con i pomodori pelati, mentre l'altra, quella originale, antica, la faremo con l'olio e il peperoncino piccante. E alla fine metteremo i ceci. Schiacciamo uno spicchio d'aglio e togliamo la camicia. In una padella mettiamo l'olio extravergine d'oliva, di quello buono, l'aglio e il peperoncino piccante. Mi raccomando, l'olio non fatelo bruciare, e mia nonna aggiungeva anche due foglie di alloro e il peperoncino secco macinato. Scegliete voi se usarlo piccante o dolce, come preferite. Quindi aggiungiamo queste altre due spezie, facciamo riscaldare un po' l'olio e lo teniamo da parte.
E mentre aspettiamo che l'acqua bolle, iscrivetevi al mio canale. Farlo è assolutamente gratuito e mi aiuterete a farlo crescere. E per me è molto importante per poter continuare a fare tante altre ricette insieme a voi. Finalmente l'acqua bolle, l'abbiamo già salata e caliamo la lagana. Andiamo a dare subito una prima mescolata, così non rischiamo che si appiccica. E come mia nonna faceva sempre, aggiungo un goccio d'olio d'oliva. La lagana per cuocere ha bisogno di 2 minuti, è già pronta e possiamo scolarla direttamente nella padella con l'olio insaporito. Aggiungiamo anche i ceci e possiamo finalmente spadellare per amalgamare tutti insieme questi sapori. È finalmente arrivato anche il momento di unire i ceci al pomodoro. Aggiungete 2 mestoli di acqua dei ceci perché questa deve essere brodosa. Uniamo la lagana, mescoliamo bene per insaporire e siamo pronti per gustare queste 2 specialità. E adesso è arrivato il momento tanto atteso, quello dell'assaggio. Prima assaggiamo questa qui, con il pomodoro. È buonissima. E questa è la ricetta antica originale. Lagana e ceci con aglio, olio e peperoncino. Che buona. Davvero è buonissima. Un sapore davvero unico. Provate a farla anche voi e fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e soprattutto quale delle 2 vi è piaciuta di più. Io vi mando come sempre un bacio grande e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!